La notizia ha fatto il giro del paese e continua a far scalpore. Diversi operatori sanitari si stanno rifiutando di vaccinarsi contro il Covid-19. In un momento in cui il controllo dei contagi e degli effetti collaterali della pandemia è fondamentale non solo dal punto di vista della pressione del sistema sanitario ma anche di quello economico, questa situazione rischia di essere esplosiva dal punto di vista mediatico. Ma cosa c'è dietro questo rifiuto e quale sarebbe la reale percentuale? La velocità dello sviluppo del vaccino da Covid-19 insieme alle preoccupazioni per l'interferenza politica nel processo creano un po' che perplessità in alcuni operatori, proprio loro che dovrebbero essere i primi a ricevere il vaccino Covid-19 quando disponibile. Essere tra i primi destinati alla somministrazione di un vaccino sicuro ed efficace aiuterebbe a mantenere sani loro e i pazienti assistiti e costituirebbero così un esempio per la comunità. Eppure sono tanti gli operatori sanitari che esprimono preoccupazione ed ansia sulla somministrazione. Un sondaggio del CDC ha rilevato che il 63% degli operatori sanitari intervistati sulla possibilità di essere tra i primi a ricevere il vaccino hanno risposto di essere davvero titubanti al riguardo. I dubbi risiedono soprattutto nell'ancora poca conoscenza che si ha della patologia e del vaccino correlato. Il vaccino antinfluenzale, per esempio, esiste da un po' di tempo, la sua efficacia è stata dimostrata, gli effetti collaterali sono stati davvero minimi, ma il vaccino da Covid-19 è completamente nuovo. Inoltre, i vaccini precedenti hanno impiegato anni per svilupparsi, questo è stato creato in pochi mesi. Insomma, il numero è consistente e la diffidenza diffusa e che rischia di contagiare anche il singolo cittadino, senza dubbio colpito dalla cautela del suo medico di riferimento. Un equivoco figlio di un vuoto legislativo. Questo è il pensiero del dottor Bassetti. Per lei sarebbe stato giusto rendere obbligatorio il vaccino, almeno per il personale sanitario? Secondo me sì, l'ho detto tante volte, per il personale sanitario andava fatta una legge prima. Cioè si doveva pensare prima che arrivasse il vaccino. A questo punto non è stato fatto, vedremo a livello nazionale quale sarà stata la copertura alla fine del mese di febbraio e a quel punto credo che si dovranno prendere dei provvedimenti, perché io credo che in un ospedale o in un RSA o in una struttura sanitaria possa entrare unicamente chi ha fatto il vaccino. Chi non ha fatto il vaccino non è giusto che lavori nel sistema sanitario, perché non è solo un problema per se stesso ma è un problema per le persone che assiste. La percentuale verrà quindi esaminata, le statistiche aggiornate alla fine del mese, mentre la lotta al virus proseguirà, speriamo con un senso di responsabilità più grande di ogni ragionevole dubbio.